una nuova serie. Questa è una, una serie. Ma che serie hai messa dentro? Allora, questi video non so se arriveranno per poi a fastidio. Ma vi mostrerò tutti i pericoli, la gente che se ne frega dei segnali stradali. E a paura. C'è dove è tutto accumulato. Comunque, io vi mostrerò tutto quello che devo mostrarvi. E quindi questa serie verrà chiamata I pericoli di Pattinico. Cominciamo subito con il primo video. Ci troviamo in via Palermo. E adesso vi mostro il pericolo di questa zona. Ecco la situazione in questa via. Come potete vedere, guardate sti fila come sono combinati dalla luce. Questa situazione in questa zona è da circa 6-7 anni, forse anche di più. Quelli più pericolosi comunque sono questi di qua, che arrivano fino a quasi a terra. Anche la situazione qua c'è anche dell'immondizia. Minchia paura. L'ultima volta neanche c'era, ora questa è anche una novità. Panico, paura. Panico, panico. Ma altro non bastasse, non so solamente i fili e l'immondizia, ma anche una macchina abbandonata che è completamente distrutta. Sono più di una macchina, forse sì, più di una macchina addirittura. Si può dire che questa zona è una vera e propria discarica. Non so dirvi se la seconda macchina è intatta, perché è molto coperta, ma la prima è sicuro che discende. Siamo in viale dei platani. La situazione qui sono questi tre fili. Fino a 3 mesi fa c'era solamente un filo, quello che vedete più lungo, ed era molto corto. Ora la situazione dopo 3 mesi è peggiorata notevolmente, perché sono diventati 3 fili, non 1, 3. E' bello che uno sta veramente a terra. Al momento non si può considerare una situazione molto pericolosa, ma di questo passo potrebbe peggiorare la situazione in questa strada e potrebbe anche diventare un pericolo per le persone. In via Rosolino Pilo. Quello che vi mostrerò è come al solito delle panico, eccone un'altra, paura. Eccone un'altra, e questa è l'ultima punta. Hai capito, scemo pagliaccio? Qui la situazione peggiora. Ma quanta ce n'era? Ritta ritta.